Salve a tutti i lettori di androidblog.it, oggi ci troviamo di fronte alla Yocean X7 Elite, uno smartphone completamente cinese che tra le caratteristiche di spicco può vantare di essere un prodotto con un hardware di tutto rispetto e che è perfettamente funzionale nel utilizzo quotidiano e per chi non necessita di prestazioni da top di gamma. Nella confezione di vendita del dispositivo troviamo subito una cover che viene fornita insieme allo smartphone e realizzata completamente in plastica e ci permette di proteggere la parte posteriore dello smartphone. Vediamo poi il dispositivo che tra le caratteristiche tecniche presenta un display da 5 pollici con risoluzione Full HD 1080p e un processore MediaTek 6589 quad core da 1,5 GHz. La memoria RAM di questo dispositivo è pari a 2 GB DDR3, mentre la memoria interna è di 32 GB, anche se in realtà sono disponibili poco più che 29, ed ovviamente sono espandibili con memoria microSD fino a 32 GB, quindi una memoria interna complessiva di circa 64 GB. Per quanto riguarda poi la fotocamera, troviamo una fotocamera frontale da 5 megapixel, mentre una fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED in grado di catturare video anche in Full HD. Nella parte posteriore poi troviamo un altoparlante di sistema, mentre nella parte laterale i tassi per il volume, mentre nella parte laterale destra il tasto di accensione, blocco e spegnimento. Analizzando poi il resto del contenuto della confezione di vendita, troviamo un manuale di istruzioni, o meglio per il primo avvio dello smartphone che è completamente in lingua cinese, quindi ci è poco utile anche se dovessimo trovarci in difficoltà. Poi un foglio illustrativo per la garanzia, anche qui completamente in cinese, quindi poco utile. È il solito cavo USB, micro USB per il trasferimento dati e per la ricarica e stranamente troviamo nella confezione di vendita un alimentatore che è sì USB, però è dotato di una presa non europea, quindi non funzionerà se non grazie a qualche adattatore specifico nelle prese dei nostri impianti elettrici.